Allora, Michele Capasso è assegnista di ricerca in filosofia teoretica all'Università di Cassino, collabora con le cattedre di storia della filosofia e filosofia pratica di Roma III e della Sapienza. Ha studiato l'idealismo tedesco e la sua ricezione nel Novecento, e però ha anche un percorso molto interessante e particolare nel rapporto tra filosofia e espressioni artistiche, no? Si è occupato, ha fatto anche delle sperimentazioni sui nuovi modi, se non mi ricordo male, di visualizzare le opere d'arte, i percorsi museali, eccetera, Multimediali. multimediali, una cosa molto interessante. Ha scritto appunto su Hegel, su Beckett, su Benjamin, ed è un redattore delle riviste Polemos, Consecutio Temporum e Il Pensiero. Appunto, come già detto, il tema è concetto figura corpi nel regno delle ombre. Ascoltiamo con interesse. Sì, assolutamente, a mezz'ora. Allora, volevo anzitutto ringraziare, sì, volevo anzitutto ringraziare i curatori del convegno, Erika Benini, Marco Maurizio e Paolo Vinci, e ricordare che comunque questo incontro è già in sé lo sviluppo di un certo percorso cominciato, per quanto mi riguarda, dalla rivista Polemos, con cui con Paolo mi piace ricordare perché sotto io la rivista è proprio da un sottotitolo dedicato poi alla teoria critica. Quindi, questa è una ripresa in qualche modo della missione di quella rivista che ora stiamo cercando di ripensare. E questo per quanto riguarda la parte, per così dire, romana. Altra cosa volevo dire che un percorso parallelo è quello invece intrapreso da 3 anni con un gruppo napoletano all'interno di un seminario di filosofia critica, di cui ci dirà di più Giovanni La Guardia, che interverrà dopo di me, e che più vede appunto Raffaele Ruocco, Luca Scafoglio, che è tra i relatori, Marco Celentano dell'Università di Cassino, e che da 3 anni si interroga su questioni che oggi abbiamo cercato di intrecciare. In particolare la relazione con Giovanni La Guardia, ecco, che sta arrivando, il mio rapporto risale al primo anno universitario. Diciamo con La Guardia e Paolo Vinci sto cercando, ragiono da tempo intorno al rapporto tra Hegel e la teoria critica. E in particolare con lui abbiamo pensato questa relazione in 2 tempi, dandoci come tema circoscritto il periodo ienese hegeliano, quindi i manoscritti di Iena in particolare. E vedremo poi perché e in che modo. Nella convinzione questo che nel periodo idealistico-romantico, in quegli anni circoscritti, no, che vanno più o meno dall'uscita della critica della ragion pura, alla scienza della logica hegeliana, si è accaduto nella storia del pensiero molto più di quanto sia accaduto in altre epoche. Forse soltanto la Grecia classica ha avuto una temperie culturale così. Questo non semplicemente come richiamo storico, ma anche perché noi pensiamo, qui lo dico noi con Giovanni, ma potrebbe valere anche per Paolo, che in quell'epoca vengono prese decisioni che ancora oggi influenzano la filosofia contemporanea. Quindi questo per dire che il mio intervento sarà sì ricostruttivo, ma sarà anche nello stesso tempo, per così dire, topologico, cioè lo sguardo sarà sia genetico che retrospettivo, cioè io in realtà a partire da Adorno, da Benjamin, da delle questioni che poi alla fine emergeranno e che molti studiosi di Adorno, Benjamin già vedranno in filigrana, per così dire, in quello che dirò, anche quando non lo espliciterò, tutte le domande vengono poste da lì. Quindi questo ci tenevo a precisarlo come. È già in effetti la circoscrizione del tema, come vedrete, è già per così dire francofortese, se si può usare in senso lato questa immagine. Concetto e figura il titolo, il sottotitolo Corpi nel regno delle ombre, dove il regno delle ombre vediamo una citazione precisa della scienza della logica di Hegel. Allora voglio definire anzitutto, detto appunto dal punto di vista cronologico, ma vi ho detto che questa cronologia nasconde in realtà una retrospezione a partire dalla scienza della logica e di Hegel, il periodo che andrò ad analizzare sarà quello che va da molto brevemente dalle origini, dai primi manoscritti giovani di Hegel, cioè quindi Tubinga, Berna, Francoforte, fino a Iena. E a Iena invece emergerà, proprio dove io vedo il punto centrale dell'autoconversione, di quello che Hegel chiama autoconversione del negativo, quindi finalmente il pensiero di una negazione che riflette su se stessa, riflessione assoluta. Vediamo i termini che Hegel userà per
dire questa svolta, che se volete la svolta che inquadra la dialettica come tale, mette a tema la dialettica come tale, il dialettico come Hegel poi lo pensava nella maturità. Quindi questa ricorsione è necessaria a far vedere in che modo la dialettica in qualche modo già si possa vedere in via di formazione in alcune figure, e questo vengo alla prima parte del titolo, figura. Cosa dobbiamo intendere per figura? Per figura sicuramente il primo riferimento per gli hegeliani, per gli hegelisti è quella della fenomenologia dello spirito, cioè figure, tutti quegli elementi, figure di coscienza o di mondo, li chiama Hegel nella fenomenologia dello spirito, sono quelle figure che hanno un elemento, per così dire, ancora sensibile, che il sapere poi deve togliere nel sapere assoluto. Quella logica, per questo, è il regno delle ombre, perché non ha più figure che mantengono in qualche modo un appiglio col sensibile, con lo spazio-tempo, che è un altro modo di dire sensibile, con l'estetico, nel senso della sensibilità, il tema del convegno. In questo senso io leggo, no, il tema della corporeità. Ora il mio problema non sarà quello di mostrare come questo elemento va svaporando, per così dire, ma mostrare come in realtà, anche dove Hegel cerca di, come appunto vedremo, l'idea assoluta, che è l'ultimo punto a cui mi rifarò, di parlare di una trasparenza del concetto in se stesso, anche lì riemerga come un rimosso, come un problema non risolto nella filosofia hegeliana, quello dello spazio-tempo, dell'estetica e della corporeità. Questo è il senso di corpi nel regno delle ombre, cioè come una sorta di resurrezione del corpo inevitabile per chi si è lasciato dietro un problema kantiano con cui tutta la mia relazione cerca di dialogare. Da una parte la relazione sarà orientata tenendo da una parte Schelling e da una parte Kant, come sacrificando altri pensatori ugualmente importanti per Hegel, come Fichte e Hölderlin. Ma mi vedrete per quale motivo poi questa altra considerazione così introduttiva è il tema del medio, un altro modo per chiamare ragione, quello che sarà la ragione o la dialettica per Hegel, è il problema del medio mediante, cioè di trovare quel medio che tra gli opposti possa mediare, appunto. E allora procediamo con ordine, ripartendo però dalla citazione da cui prende le mosse il titolo della relazione, Regno delle Ombre, che era in polemica da subito con Hegel, con una certa tenerezza per le cose in cui era caduta la metafisica, se di metafisica ancora si poteva parlare. Nella scienza della logica è detto all'inizio, così che dopo aver cacciato queste tenebre provenienti da ciò che lo spirito volto sin sé si occupava della scolorata considerazione di se stesso, sembrò che l'esistere si fosse tramutato nel sereno mondo dei fiori, tra i quali, come è noto, non ve ne sono di neri. Questo è un riferimento a quello che è stato chiamato il notturno nella logica hegeliana, che sarà quel notturno che noi dobbiamo cercare di far emergere anche laddove Hegel cerca di mascherarlo nella trasparenza del concetto assoluto. E allora veniamo subito alla... Chiaramente per una cosa che voglio dire da subito, per i non hegelisti, è che per logica, per sfera della logica, dobbiamo distinguere la logica formale dalla logica, come viene testa da Hegel, come scienza della logica, che coinciderà perfettamente con la metafisica nella nuova riformulazione di... Quindi per dire che la logica hegeliana è una logica contenutistica, non è una logica formale. Anzi, in Hegel c'è una serrata contestazione della filosofia ridotta a logica formale, della filosofia ridotta a formalizzazione, a matematica, per così dire. Non ci occuperemo di questo luogo, sebbene questo sia un luogo anch'esso meritevole di indagine. E allora, andiamo con ordine, e cominciamo. Quindi proviamo attraverso una certa ricostruzione di figure, che non sarà quella della fenomenologia, perché cercheremo di prendere, per così dire, come vi ho detto, la riflessione, la ragione, nel momento in cui si costituisce come tale. Quindi questo avviene prima della costruzione della fenomenologia, e che era già chiaro quel movimento che poi esporrà dopo nella fenomenologia. Quindi prendiamola proprio dalla prima critica che Hegel muove a Kant, quindi dal primo tentativo di isolare un medio che vada contro, diciamo, l'organizzazione dell'illuminismo inteso appunto dai tedeschi E allora, la prima questione, se voi prendete i testi giovani di Hegel, voi sapete che è una formazione teologica, lo Stift che ha frequentato con Schelling e Hölderlin, si misurano subito con il tema della religione dopo la critica a ragion pratica kantiana, con tutto quello che segue nel dibattito poi teologico appunto in questi collegi tedeschi, no?
E qual è la mossa però hegeliana sin da subito? Qui la, se vedrete qua c'è la questione, vedete c'è un Hegel kantiano o meno da, dall'inizio, questione che io non affronterò perché a me interessa più mostrare quando, la critica verso Kant che invece il motivo kantiano iniziale. Da subito nei, nei manoscritti di Tubinga, pubblicati in Scritti giovanili da guida, noi abbiamo che il tema hegeliano è quello di trovare uno spazio di un medio che non si arresti a mera opposizione tra una religione soggettiva e una religione oggettiva. E questo è il campo della Volksreligion, o religione civica popolare. Prima concretizzazione potremmo vedere del problema del medio. L'interrogazione hegeliana si appunta sul milieu in cui si sedimentano i processi di individualizzazione e socializzazione. E in questo spazio, più che allontanare, è necessario favorire e riconoscere il ruolo delle determinazioni emotive rispetto alla costituzione di una moralità di carattere doveristico e prescrittivo. Cito. Guardate qui Hegel come da subito gli elementi di, appunto, di quello che noi possiamo definire qui estetico, corpo, siano subito, c'è subito il tentativo di immetterli in quella ragione formalistica per lui che è quella kantiana. Questa è una citazione da, appunto, dai manoscritti di Tubinga. Sono intessuti nella nostra natura tali sentimenti che sebbene non siano morali e non scaturiscano dal rispetto per la legge, sebbene quindi non siano interamente solidi e sicuri, né abbiano valore in sé, né merito a loro volta rispetto, tuttavia sono degni d'amore, ostacolano le cattive inclinazioni e promuovono il meglio per l'uomo. Di tale genere sono tutte le buone inclinazioni, la simpatia, la benevolenza, l'altruismo. In questo carattere empirico, che è incluso nella cerchia delle inclinazioni, rientra anche il sentimento morale, che deve distendere i suoi fili delicati su tutto il tessuto umano. Il sentimento morale, fine citazione, il sentimento morale, non a caso indicato con queste parole, non semplicemente come ragion pratica, sentimento morale, viene visto emergere attraverso un conflitto positivo e tra le passioni. E in questa fenomenologia delle passioni l'amore si trova in una posizione analoga alla ragione. La citazione appunto dell'amore come analogo della ragione è già nello Hegel di Tubinga. Cito ancora, il principio fondamentale del carattere empirico è l'amore che ha qualche analogia con la ragione, poiché l'amore ritrova se stesso negli altri, vedete in questa formulazione ancora proprio in luce, l'amore ritrova se stesso negli altri e quasi dimenticandosi si pone fuori dalla propria esistenza, vive, sente, è attivo per così dire negli altri, così come la ragione, in quanto principio di leggi universalmente valide, si riconosce in ogni essere razionale, come cittadino di un mondo intellegibile. Fine citazione. Nell'amore si dà dunque un principio di riconoscimento e di universalizzazione che strutturalmente lo rende analogo alla ragione. Ora l'amore è però certo un principio empirico, patologico, dice Hegel, patico, potremmo dire usando un'altra espressione, ma è proprio la natura di ossimoro a contaminare da subito la lettura hegeliana di Kant. Non c'è bisogno di richiamare Rousseau e Hölderlin in questa... Se qui dunque la religione ha il ruolo di mettere alla ragione, in un secondo momento la religione sarà collocata, come vedremo, in un punto più alto della ragione, come ciò che compirà la ragione morale, e questo dovremo vederlo da subito nel periodo francofortese che andiamo a introdurre. Quindi tra questo frammento di Tubinga che abbiamo letto e appunto la fase francofortese si colloca questa stesura della vita di Gesù che vi dicevo, a cui accennavo, su cui la critica si è divisa parlando appunto di un Hegel kantiano che sarebbe sorprendente dopo questo passaggio che abbiamo letto. Fatto sta, ed è quello che qui ci interessa, che Hegel sarà durissimo con Kant già dallo scritto di poco successivo, che è quello sul destino del cristianesimo. Titolo è, come sapete, dato dai curatori, e in realtà abbiamo soltanto dei frammenti che sono stati ordinati da Noll e di cui si aspetta ancora l'edizione critica nell'edizione integrale, l'unico volume che manca ancora nell'edizione critica. E vediamo qui come viene, come sapete, nello spirito del cristianesimo, la vita di Gesù è riletta, appunto, non più nel senso della vita di Gesù kantiana che appunto Hegel avrebbe scritto come un esercizio, secondo alcuni. Io sono più di questa tesi, cioè che non sia in realtà un Hegel kantiano, ma che sia in realtà un esercizio di comparazione tra Vangeli e un progetto finalizzato poi alla stesura di un'opera più ampia sul destino del cristianesimo, che sarà quella successiva, che Hegel comunque non compirà mai. È interessante quello scritto, uno scritto fondamentale per chiunque voglia leggere Hegel, perché lì si iniziano a vedere ancora, per la prima volta, diciamo quelle questioni che saranno il rapporto di dominio
che sarà appunto ripreso nella dialettica, tra determinazioni oppositive. Quello è uno scritto che parte appunto dal rapporto tra l'ebraismo, quindi che lo spirito del cristianesimo è uno spirito che deriva dall'ebraismo, e che cerca di mostrare in che modo il cristianesimo si differenzi dall'idealismo, ma in che modo poi nello stesso momento, e questa è la cosa che a noi interessa, la stessa figura di Gesù troverà un limite in se stessa. È il passaggio che mi aveva colpito in questa rilettura, proprio pensando a questo seminario, che anticipo e su cui ritornerò: in Gesù la virtù è senza macchia ma non senza corpo. Il corpo di Gesù, cioè l'universale individualizzato, porrà un problema ancora di superamento, cioè ancora Hegel quindi non ha ancora compiuto una riflessione che riflette se stessa. Fino a che c'è l'elemento corporale, capite? Non può darsi quella chiusura che invece sarà è quello che viene maggiormente rimproverato a Hegel, no? La chiusura sistematica, no? Il momento in cui il sapere si riflette su se stesso. E allora quindi come legge appunto il momento dell'amore in questo scritto sul destino del cristianesimo? Nell'amore è tolta del tutto l'oggettività, l'esteriorità positiva dell'intelletto, poiché questo trova nell'altro se stesso. Unificazione vera, amore vero e proprio, ha luogo solo fra viventi che sono uguali in potenza e che quindi sono viventi l'un per l'altro nel modo più completo, e per nessun lato l'uno è morto rispetto all'altro. L'amore esclude ogni opposizione, esso non è intelletto teoretico, le cui relazioni lasciano sempre il molteplice come molteplice, e la cui stessa unità sono delle opposizioni. Esso non è ragione pratica che oppone assolutamente al determinato il suo determinare. Poiché l'amore è il sentimento del vivente, gli amanti possono distinguersi soltanto in quanto mortali, dove mortalità qui entra da subito a dire temporalità, che l'altra questione è ancora spazio-tempo, è ancora il momento estetico, no? che appunto noi dobbiamo sempre tenere presente rispetto al concetto. Come vedete qui già la prosa di Hegel è diventata più tortuosa, perché qui Hegel sta già iniziando a intravedere dietro il momento figurale un momento logico-dialettico, che ancora non è sviluppato. Vedete, qui siamo ancora in opposizione. L'amore toglie le opposizioni, ma nel senso, e questo è il rischio in cui Hegel cade spesso, che si porterà sempre, nel togliere le opposizioni, di annullare le opposizioni come tali. Se il progetto hegeliano è quello di guardare appunto la morte come morte, quindi fissare il negativo e di tenerlo appunto come, di superarlo sempre a gradi successivi, nello stesso tempo questo momento dell'intuizione, che in questo caso è l'amore che annulla l'altro, è il rischio in cui il sistema hegeliano rischia di ricadere quando appunto non si tiene presente una dialettica sempre presente, una dialettica degli opposti che si ripresenta anche al grado più alto del sistema. In questo caso quindi, rispetto a quello che potremmo dire all'amore che annulla l'altro, Hegel fa subito valere il momento della mortalità, quindi la temporalità. Quindi vedete come Hegel in realtà non se la faccia mai facile. Questa è la costruzione che già rende a Francoforte, per quanto Hegel si concepisse in coppia con Schelling contro la filosofia appunto della riflessione, in realtà Hegel è già oltre Schelling, perché cerca di reimmettere già nel momento dell'intuizione, quella che Schelling chiamerà indifferenza, e qui sotto quale egida Hegel combatte contro Fichte, Kant, Fichte, Jacobi. In realtà per Hegel questo non sarà un momento che deve essere concepito al di là della riflessione, cioè gli opposti devono essere pensati, cioè in qualche modo l'intuizione deve correre insieme, deve procedere insieme, il momento della unificazione insieme al momento della scissione. E ora questo lo andiamo a vedere più nel dettaglio. Quale sarebbe la colpa di Gesù? Perché a me interessa questo in questo momento, non il momento in cui. La colpa di Gesù sarebbe quella appunto, la colpa dell'innocenza, quindi di una purezza che si ripresenta a un grado ulteriore nella figura di Gesù, e che Gesù allontanò tutte le forme concrete e consacrate della vita della comunità. Dunque, vita come totalità, ma anche individuo, ideale incarnato, questa totalità è rimasta sempre un fondamento importante del suo pensiero. E in questo senso, cioè appunto nell'ideale, nel rendere ideale un individuale, si ripresenta da capo quella vicinanza a Schelling, ancora al dogmatismo schellingiano, e la distanza da Kant,
che pure deve, che diciamo è il lato che equilibra l'influenza schellingiana di Hegel. Cioè, quando la mia tesi è che quando questa, appunto, il lato kantiano viene meno in questa tensione tra, appunto, le influenze schellingiane in Hegel, appunto Hegel rischia di diventare dogmatico, e si pensa a quelle obiezioni che vengono formulate appunto da Adorno in particolare. Nel frammento di sistema, che invece è del 1800, cioè appunto ancora, siamo ancora a Francoforte, del primo tentativo di ripensare ora questo, vedete come appunto la figura di Gesù mette in crisi anche il superamento del destino, cioè se il destino del giudaismo era stato il destino che appunto il cristianesimo aveva cercato, da cui aveva cercato di sottrarsi, si ripresenta ancora in questa figura dell'anima bella che è Gesù, che è l'anima che si tira fuori, di una comunità che non riesce in realtà a realizzarsi nel mondo, e quindi ha la riposizione di una scissione a un livello superiore. Qual è allora il punto in cui si crea questa torsione che ancora deve avvenire, in cui gli opposti non saranno più fissati come tali? Quindi il problema di Hegel nel 1800 è ancora questo, nel frammento di sistema. Frammento perché sono appunto dei fogli che sono stati trovati dai curatori e sono stati messi insieme. Il frammento di sistema è stato riconosciuto come coevo ai primi scritti critici del periodo ienese. Cioè, i primi scritti critici sarebbero quelli sulla differenza tra il sistema schellingiano e fichtiano, l'esordio sulla scena pubblica di Hegel, e Fede e sapere. E si può misurare questa difficoltà della filosofia nel corrispondere al compito, perché il compito che si dà qui è quello di pensare la pura vita. Appunto perché pensa che nella pura vita potrebbe essere pensabile questo momento in cui ricondurre le scissioni in un momento, diciamo, dove le scissioni possano essere sospese. Diciamo, noi possiamo dire sospese nel senso in cui, come una traduzione possibile di Aufhebung, che viene maturata proprio dallo spirito. Il termine Aufhebung comincia a apparire negli scritti di Hegel proprio con lo spirito del cristianesimo, quando si parla della remissione dei peccati, del tollere, no? E quindi i peccati sarebbero in qualche modo tolti ma mantenuti. Quindi pensare alla pura vita, ma come, e che cosa, da subito quindi il problema che si pone è che cos'è purezza nella vita. E vedete, già qui c'è anche da subito il rischio che questa purezza poi diventi qualcosa che vada al di là delle opposizioni. Il problema che c'è Hegel però è che se io penso la vita rendo subito un pensato, e quindi una categoria dell'intelletto, ancora una volta, quindi una categoria della scissione. Quindi come pensare la pura vita, dove la purezza sta proprio nella possibilità di un pensiero che sia insieme non pensiero? Perché per Hegel a questo punto la filosofia è ancora immischiata, per così dire, nella riflessione, quindi nell'opposizione. Per questo ha bisogno di pensare un al di là, un non pensiero, un al di là del pensiero. La torsione hegeliana a cui invece dovremmo arrivare è nel momento in cui lui riconosce la filosofia come all'interno della filosofia questo movimento tra pensiero e non pensiero. La poria che mina il progetto può essere formulata così, senza alterare l'intento hegeliano. In questo caso la questione diventa più radicale perché il problema è risospinto a monte. La traduzione che la riflessione opera della vita, privandola del suo movimento sorgivo, della sua negatività originaria. Noi non sappiamo ancora che cos'è la negatività originaria. È quello a cui dovremmo arrivare. Se la vita, argomenta Hegel, deve comprendersi come unione, questa è la famosa formula in cui vedete per la prima volta la genesi proprio della dialettica. La vita deve essere intesa come unione nella relazione dell'opposizione. Se la vita appunto deve comprendersi così, perché altrimenti non sarebbe la totalità ma solo un momento di questa, cioè se io dico che la vita è unione, all'unione si possa opporre subito la non unione. Allora il problema è che da subito di dire che pensare la vita, la vita pure, è pensare l'unione dell'unione e della non unione, dove da capo lo dice, e questa unione non va qua nel frammento del sistema. Si potrebbe già dire che l'attenzione che ha Hegel deve essere mantenuta anche nel sistema successivo e nell'idea assoluta, cioè il non isolare l'unione dall'unione e dalla non unione, cioè mantenere gli opposti anche all'interno dell'unità. Cioè questo è il grande problema che gli ha Hegel, ed è molto chiaro, lo dice da subito qui nel frammento del sistema. Non bisogna isolare, anche se io dico unione di unione di unione, non bisogna isolare quell'unione ancora una volta. Certo.
Se la vita argomenta, questo l'abbiamo letto, la riflessione scompone così la definizione serbandone il risultato senza quello che già si prefigura come un processo dialettico. In questa autointerpretazione della riflessione Hegel precorre tutta una serie di obiezioni ricorrenti, era quello che cercavo di dire prima. Avere letto il momento dell'identità a discapito della differenza. Per questo questa preoccupazione di Hegel, che Hegel cercherà di rafforzare. E per questo che Hegel preferisce scrivere che la vita è unione di unione e non unione. Del resto continua, e questa è una... un passaggio fondamentale per mostrarvi il luogo a cui siamo ora, nel 1800, nella filosofia hegeliana, Hegel ha 30 anni, ogni espressione è prodotto della riflessione. Conseguentemente è possibile mostrare per ogni espressione, in quanto posta, che per il fatto che un qualcosa è posto, al contempo un'altra cosa non è posta, è esclusa. Ma questo essere spinti senza sosta in avanti, sarà la critica che Hegel farà tutto l'idea del dover essere, a Fichte, alla morale kantiana, e quindi questo è quello, diciamo, è l'altro lato a cui dobbiamo guardare la critica di Hegel, che può essere posto pure a chi appunto nella legge Adorno, feticizzando il momento del non identico, che il rischio invece in cui può ricadere una lettura puramente appunto epigonale di Adorno, no? Ma questo essere spinti senza sosta in avanti va posto rimedio una volta per tutte, col tener presente che, per esempio, ciò che è stato chiamato unione di sintesi e antitesi non è un qualcosa di posto, di intellettuale, di riflesso, ma anzi per la riflessione il suo unico carattere di essere al di là della riflessione. Qua c'è un problema per Hegel, perché qui, vedete, siamo ancora al di là, cioè la risoluzione delle antinomie, che qui si presentano in tutta la loro forza, è posta al di là della riflessione. Per questo che qui ha ancora bisogno della religione, di rimandare alla religione, quindi a questo spazio puro, che però non lo soddisferà. Quindi Hegel, si può dire che Hegel nasce come Hegel nel momento in cui non concepisce più questa riflessione come al di là della riflessione. E infatti le prime formulazioni che troviamo a Iena, su cui ci concentreremo, saranno quelle di riflessione come intelletto, per dire questa riflessione che non esce dalle antinomie. E invece riflessione come ragione, che guarda invece in quell'opposizione l'identico. Cioè soltanto a partire, la cosa che dobbiamo chiarire, e questa è la torsione in cui dicevo all'inizio, in cui si ha finalmente il dialettico come momento non solamente negativo ma anche positivo. È il momento da cui bisogna difendere Hegel da Francoforte, dalle accuse di Francoforte. Cioè se questo positivo si isola a sua volta, è giustamente attaccabile dal punto di vista appunto adorniano ma anche heideggeriano, cioè diventa una semplice presenza, una disponibilità, non essere disponibile, per così dire. Quindi vedete come il problema si situa qui, in questa conversione della riflessione. Appunto la religione non può essere l'esito di questo scacco della religione. E allora in che modo la riflessione, è capace allora di cogliere l'assoluto nelle opposizioni, ovvero di cogliere quell'unità che tiene insieme i diversi? Qui un passaggio logico va detto da subito. Come sarebbe, Iena e Hegel inizia a studiare molto attentamente, di nuovo, la critica della ragion pura di Kant soprattutto, e Aristotele moltissimo, soprattutto la dottrina del medio, quindi il sillogismo, la figura del sillogismo. Se voi pensate, quando noi concepiamo due opposti, per pensare due opposti, io ho bisogno comunque di qualcosa, di un'identità presupposta agli opposti, che me li faccia pensare come tali, altrimenti non sarebbero opposti. Cioè per dire, se io prendo finito e infinito, ci deve essere una relazione alla base, altrimenti io porrei a finito, mettiamo sostanza. Che quello che tiene finito e infinito è comunque in qualche modo una forma di identico. Che Hegel in questa fase chiama, usando appunto un termine molto complesso nella sua ricezione, perché è un termine che va appunto da Schleiermacher a Fichte a Kant stesso, vedremo, come intuizione. Cioè senza questa intuizione, dice Hegel, io non posso percepire gli opposti come opposti. Quindi il problema hegeliano da questo momento, è il problema da cui nasce la dialettica, non soltanto come momento negativo, che si blocca l'antinomia, e vedete quindi qua è il confronto con Kant, che si fa serrare, perché Kant è quel pensatore che ha portato l'antinomia al massimo dell'esacerbazione, della forza. Pensate alla dialettica trascendentale di Kant, la dottrina delle antinomie, dei paralogismi delle antinomie. Il confronto di Hegel è tutto lì, cioè nel mostrare come queste antinomie abbiano un momento
intuitivo. E senza quel momento intuitivo noi non potremmo coglierle nelle loro, come gli opposti come tali. E su questa, è su questa leva che fa perno il tentativo hegeliano di ridare voce alla metafisica dopo la distruzione kantiana. Quindi, la mia idea era appunto quindi di fare questo il centro della relazione, questo momento appunto in cui l'intuizione va di pari passo con l'intelletto che oppone, mostrare questo luogo con appunto da una parte il rischio schellinghiano di anticipare quindi nelle figure il momento intuitivo e cadere nel rischio in quella che Hegel chiama la notte in cui tutte le vacche sono nere, è l'indistinzione, e dall'altro invece mostrare come invece il ruolo kantiano e il confronto continuo di Hegel con Kant faccia sì che la ragione non finisca per diventare quella che Kant stesso chiamava ragione pigra, e quindi mostrare semplicemente l'unità in cui gli opposti scompaiono. Quanto Hegel si mantenga fedele a questa istanza programmatica è il problema, diciamo, della filosofia hegeliana e del suo dogmatismo poi nelle forme del sistema e di alcune figure della logica. Vengo all'ultimo punto. Qui il taglio che faccio è netto, però ci siamo arrivati in effetti, perché che cosa stiamo pensando in realtà? Qui è come se ora... È chiaro il concetto da subito a Jena, quando si parla di questa intuizione che è alla base degli opposti, questa relazione che presuppone i relati, ponendoli, e che con grande soddisfazione può dire nei scritti di Jena che in effetti Kant non avrebbe pensato altro nell'immaginazione trascendentale che questo motivo. Che cos'è l'immaginazione trascendentale se non quel medio mediante tra intelletto e sensibilità? E addirittura si spinge oltre a dire che persino quell'intelletto intuitivo che Kant aveva detto potesse appartenere soltanto a un ente trascendente, invece fosse proprio la realizzazione stessa di questa immaginazione trascendentale. E questo è già in filigrana la forma del... Non ho il tempo e non volevo farlo di produrre, diciamo, tutte le figure della logica, ma già dalla prima triade, passando appunto poi per le varie figure, quantità, misura, la dottrina dell'essenza, del concetto, la figura del concetto, fino all'idea assoluta, quello che si mostra non è altro che questo riprodursi non formalistico, perché questo è il tema, altrimenti per Hegel sarebbe caricato in una forma di formalismo mostrare i triadi che si susseguono, ma mostrare ogni volta da capo la resistenza degli opposti e il momento, diciamo, della sintesi. Se appunto in ogni figura c'è un movimento che rimanda ad altro, in ogni appunto figura della logica, nell'idea assoluta, che è quella che chiude la logica, si avrebbe invece lo stesso problema che si è posto appunto nel frammento di sistema, quando appunto noi sembriamo arrivare, come Hegel dice, alla forma della pura sintesi, cioè se la logica è quel movimento del contenuto che si fa forma e della forma che si fa contenuto, nel momento in cui l'idea assoluta, per questo mi interessava mostrarlo qui, lì si dà la forma della pura sintesi, che si raccoglie in se stessa, che si comprende come il proprio contenuto, poiché altrimenti dovrebbe subentrare inevitabilmente il processo infinito. Il processo infinito che è quello che dicevamo prima, l'essere sospinti senza posa in avanti del frammento di sistema, da cui Hegel, che costituiva problema già da... Quindi voi vedete nella formulazione dell'idea assoluta, che è al culmine della logica, non posso occuparmi della dottrina dei tre sillogismi alla fine dell'enciclopedia, ma ripropongono lo stesso problema tra natura, spirito e idea, sia il problema della pura forma, ancora una volta, della purezza della vita, che era su... Nel frammento di sistema, appunto, la vera sorgente era stata posta nella vera vita che va al di là della filosofia della religione, dicevamo, poiché la filosofia era ancora un'attività riflessiva che riuniva esteriormente le antitesi e non si era ancora compresa come il punto di conversione di un qualunque contenuto antitetico, nell'autoconversione di questo come una forma pura della sintesi. Ma che cos'è questa sintesi al suo proprio livello? Cioè, quindi quest'ultima figura della logica, che supera ogni livello sottordinato, cito da Hegel, forma che si riferisce a sé, solo a sé, ma che in questo si ha come contenuto ogni sfera effettiva. Se fosse solo forma, ecco, e qui dobbiamo dire da subito, perché chiaramente per Hegel questo movimento che porta al sapere assoluto è un momento che comprende tutte le... Ma nello stesso tempo Hegel dice che è pura forma.
E però se fosse solo forma, non contenuto se stessa, basterebbe a determinarla proprio come questa pura sorgente di ogni automovimento negativo, che è inconoscibile in sé, ma allora non sarebbe idea assoluta, completamente trasparente a sé come contenuto. Quello che vorrei che voi vedeste qui è il problema in cui si trova Hegel, per cui quest'ultima forma si spezzerà nella natura, e quindi col cominciamento della filosofia della natura e poi il filosofia dello spirito, come in realtà questa forma, se voi la isolate, allora diventa attaccabile dal punto di vista della la sua forma come forma pura. Ma Hegel dice già da subito questa forma in realtà, per quanto questo va anche contro il detto hegeliano, cioè capite, qui c'è un problema in Hegel, cioè perché da una parte lui usa l'espressione trasparenza, perché è chiaro che niente può essere più ricondotto fuori, ma nello stesso tempo però questa forma è una forma che ha un'impurezza, e non a caso riemerge la spazio-temporalità nella figura. Cioè se si può dire che questo è il punto di intensità massima, nel momento in cui si raggiunge l'intensità massima, per Hegel si ha lo spazio, che è la figura dell'estensione. Questa è quella che è un autore che abbiamo che ho studiato da tempo, che è un grande, che consiglio a tutti quelli che si interessassero, diciamo, di Hegel, dopo Hegel, attraverso Heidegger, Kant. È un autore olandese, Van der Molen, molto amato da Gadamer, da, chiama la tetrade, la quaternio terminorum del sistema hegeliano, per mostrare che in realtà non è la triade della figura che muove il sistema hegeliano, ma è sempre, dove appunto ci sarebbe il movimento, diciamo, del compimento, come, ma è la tetrade, cioè il ricadere nell'immediatezza, che sin da subito, dalla prima triade, essere nulla, divenire, il vero inizio della logica non sarebbe nemmeno il divenire, ma il qualcosa. Motivo per cui qui sarebbe subito da fare una critica alla lettura che fa Adorno in Dialettica dell'Illuminismo, proprio nella parte in cui comincia lei, dicendo che Hegel parte dall'essere e non dall'ente. Invece Hegel è proprio, d'altra parte, quello che rimproverà Heidegger, cioè di essere un pensatore dell'ente. Qui sarebbe una questione che magari possiamo riprendere dopo. Per chiudere, quindi l'intuizione non è un al di là della riflessione, perché questo è lo sforzo a cui Hegel si sottopone e su cui Hegel va misurato. Cioè, qui abbiamo cercato semplicemente di dare una traccia di un percorso che andrebbe approfondito. Ed è anche una cosa che pongo appunto come problema per chi interverrà dopo. Perché Hegel diceva in una citazione dalla differenza, scritta ancora, ho scritto sulla differenza, che è estremamente significativo che con tanta serietà sia stato affermato che senza intuizione non si può filosofare, addirittura, cioè senza intuizione non sarebbe più. Che senso avrebbe filosofare senza intuizione? Disperdersi senza fini in assolute finitezze. Se dunque, quindi, in questo, cioè vedete, questo, cioè qui si pone il problema quindi di pensare l'unità del finito in un modo che non ricada semplicemente in delle finitezze, quindi di pensare ancora una volta all'unità del molteplice, che è il problema filosofico per eccellenza, ed è il problema che viene riconsegnato alla teoria critica, e non a caso su questo, su come intendere le finitezze, i fenomeni, non appunto nella loro dispersione, non nella loro dispersione, sta il confronto, il grande dibattito tra Adorno e Benheimer, come lo leggo io, e su cui mi piaceva finire per dare la parola a Giovanni Laguardia, che di questo forse è uno dei maggiori conoscitori. Grazie.